Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Certo. Sì, infatti, vabbè, su quello soprassediamo. No, è un abominio, però non è vero che è il mercato che si adegua allo Stato, spesso è viceversa, cioè è il mercato che impone una serie di cambiamenti, gli Stati non hanno la forza di tenere il punto, di rispondere come dovrebbero. E qui c'è un certo tipo di economia che si è imposta da anni e non l'hanno imposta gli Stati l'hanno subita, anzi hanno rappresentato per poco l'unico argine, no? Il primato dell'economia, non della politica, Borgonovo. Ma il primato dell'economia mica l'ha fatto gli Stati, lo impone il cosiddetto mercato, che in natura non esiste, che è una creazione umana, e una serie di politici che o non hanno capito o sono a libro paga o sono incapaci di comprendere come il mondo cambia. Dopodiché io mi ricordo quando da Istra c'era qualcuno che diceva... No, scusami, ma c'è De Masi che sta molto contento perché pensa che stai parlando da sinistra. Ha avuto un fremito di gioia, tutto qua, sì. Insomma. Ti volevo spiegare le reazioni in studio. Concordo pienamente. Lo Stato può fermare il mercato quando vuole, come vuole. Sì, il problema è che non lo fa, e non lo fa perché la sinistra, purtroppo, che ha governato tanto, così come... la destra cosiddetta liberale, di fronte a certe cose non sempre chinato il capo. Io mi ricordo quando Matteo Renzi anni fa diceva: vado nella Silicon Valley per imparare da quelli bravi. Ecco, quelli bravi sono questa gente qui, sono quelli che fanno questo tipo di economia, e questo è un esempio estremo, ovviamente. Ma i rider ce li ricordiamo? Non lo so, perché è quello che porta la pizza, è sempre esistito nella storia della modernità. E quella roba lì è una forma di sfruttamento. Sì, però diversa. Borgonovo, porta pazienza. E se gli scusatemi, però. Perché? Però se no non c'è niente. Perché se tu vuoi fare... Una alla volta, se non capiamo. Prego, finisci, adesso, Borgonovo. Sta discutendo, no? C'è la protesta degli studenti in piazza, si discute di Airbnb. No? Qual è il problema di Airbnb? Che fa concorrenza agli alberghi? Però, ed è vero, però io devo essere anche libero di affittare casa mia se lo voglio fare. Allora, qual è il punto della tecnologia? Il punto, mi scuserà De Masi se utilizzo una formula antica, però il punto è il possesso dei mezzi di produzione, che in questo caso sono le piattaforme, no? Allora, se tu possiedi la piattaforma e la gestisci dal pubblico, puoi imporre delle regole. Se tu te le fai imporre da soggetti esterni, che sono le grandi piattaforme di social media, la Amazon e questi giganti qua, quelli fanno quello che gli pare. Allora, fermiamoci su questo momento, poi devo sentire anche migliore. La cosa bella è che stamattina c'è una cosa che tu non ti aspetti. Scopri il cliccatore professionale e senti un discorso marxista tra De Masi e Borgonovo. Ti è capitato pure questo. Un discorso semplicemente... Io...